Ciao a tutti, io sono Riccardo, sono un ragazzo di 21 anni di Padova, sperando che non si capisca dall'accento, e quest'oggi voglio proporvi una sfida, voglio sfidare voi. Dovete sapere una cosa, io sono una di quelle persone testardissime. Se te mi dici che non posso volare, continuerò a buttarmi giù da un monte finché non schiatto, continuando a provare a volare. Cos'è un po' esagerato, però sono così in effetti, ovvero se te mi dici che non posso fare una cosa, continuo, continuo, continuo finché non ce la faccio. Questa rubrica si basa su questo. Allora, la rubrica si chiama Giochi Casalinghi. Giochi Casalinghi perché? Perché vi farò fare svariati giochi di abilità, giochi proprio per sfidare voi stessi, per sfidare le vostre capacità e passo dopo passo superare i vostri limiti con oggetti che troviamo in casa. Quest'oggi useremo un rotolo di carta igienica che spero che tutti voi ce l'abbiate. Che cavolo dovremmo fare con questo rotolo di carta igienica? Innanzitutto, meglio se ancora nuovo, quindi ancora sigillato, come si dice, e non con questa parte che ti va in giro perché darebbe tantissimo fastidio. Allora, dovremo, guardiamo intanto lentamente, poi facciamo tutto velocemente. Dobbiamo lanciare il rotolo, ci arriverà qua. Una volta che sarà arrivato così, quindi dovremmo averlo attutito. Dovremo abbassare un attimo le ginocchia perché anche le ginocchia ci aiuteranno a fare l'ammortizzamento e dovremo dargli un piccolo colpo facendolo girare così, quindi da così a così e ci arriverà sopra in equilibrio così. E dopo ci fermiamo. Vediamo la velocità normale che magari si capisce meglio. Uno e due, eccolo qua. E torniamo a casa, perfetto. Ora guardiamolo con questa prospettiva iperfiga che sembra quasi in 3D e uno. Ecco che l'abbiamo attutito e ora il movimento attutito, perfetto, e si torna indietro. Bene, sono riuscito a completare la prima puntata della nuova rubrica che ci tengo a sottolineare che uscirà ogni venerdì d'ora in poi, quindi ogni venerdì sappiate che avete l'appuntamento fisso con me, scrivetelo nel calendario, sappiate che avrete la vostra sfida settimanale. E la cosa più bella in assoluto di questa rubrica, almeno io la penso così, sarà questo, ovvero che passo dopo passo vedrete le vostre abilità, le vostre capacità sempre, sempre, sempre più evolute, le vedrete proprio evolvere pian piano. Quindi, che ne so, tra 2 mesi in mia compagnia riuscirete a fare cose che prima non pensavate proprio di poter fare. Ed è una figata perché comunque queste abilità vi saranno utili nella vita quotidiana. Quindi vedrete le vostre abilità passo dopo passo evolversi sempre di più. Ed è veramente una figata atroce. Spero che questa cosa possa piacervi. Sappiate che ci tengo assolutamente ad avere un vostro feedback. Voglio sapere se questa nuova rubrica, questo nuovo format di video, questa serialità di video, come cavolo volete chiamarla, vi possa interessare almeno un pochino. Sappiatemi dire che ne so anche con che cosa volete che vi proporrò al prossimo gioco. E soprattutto ditemi se questo gioco vi riesce oppure no, che magari sono stato troppo stronzo io a proporvi questo gioco che comunque non è per nulla facile. Perciò ragazzi, spero che questa rubrica vi sia piaciuta, spero che questo gioco vi terrà impegnati per molto e ci vediamo al prossimo venerdì. Ciao a tutti!